Sono le mezzogiorno, eccoci qua con roba nuova, adesso sistema, vediamo se il mezzo va in moto. E com'è l'acqua, Ennio? Ce n'è, ah beh, bisogna aggiustarla. Ma l'ultima volta non era stata... No, non l'abbiamo mica messa. Vediamo un po' se adesso va in moto. Lara? Ciao. L'olio è buono l'olio, sì. Benissimo. Dai, vediamo ora come va con la messa in moto. Aspettiamo sti 30 secondi. Ecco, la giornata è già decisamente più tiepida che non l'ultima volta. Ricordiamo appunto 24 gennaio come da sovraimpressione. La corrente c'è. Ecco, assistiamo al tentativo di messa in moto, altrimenti lo lanceremo, ma pensiamo ce la faccia. Sì, la temperatura è... Sì. Un mese è che non lo tocchiamo, il 28 è stato, il 30, ecco, sì. Cosa? L'ultima volta che... Ecco la fumata di gasolio, tipica da freddo, da motore inattivo per diverso tempo. Eccezionale. Quasi come il Mary Craft. Dopo una buona ora per un inconveniente tecnico accorso al Deitos nel tentativo riuscito, ma appunto con perdita di tempo, per liberare dal sudiciume il filtro del gasolio, ecco come appare la barca con la nuova tappezzeria. Quelli sono i sedili anteriori, questo è il coso dietro, c'è un errore nei bottoni purtroppo, classico. Beh, ma tanto stasera va solo su Rai 2, ma è dopo mezzanotte, quindi non è che si veda molto. Eccoci alle ore 15 in uscita. Giornata bellissima. Ecco Lara sul sediletto nuovo. Era sembrato uscendo un po', ma forse era una questione di aria. La zona era secca come ci ha indicato l'amico di Marina 1, ora dobbiamo tenere la sinistra, poi dobbiamo tagliare a dritta fuori dalle bricole. Visibilità eccezionale oggi, montagna sembrava brutto tempo. Ecco il litorale lignano, temperature mite decisamente. Siamo nella zona secca, stiamo uscendo. No, siamo su 2 metri d'acqua adesso. No, adesso puoi tornare dentro, eh? Sì, senz'altro. Anzi, devi tornare dentro qua, è da uscire di pochissimo, ma è sempre dentro. Вот.
dentro la barca per portarla inclinata.